presentino, coloro che chiedono di essere consacrate nell'Ordo Virginum della Chiesa di Milano. Elena Bosco. Mi ha chiamata, eccomi Signore. Beatrice Cereda. Mi hai chiamata, eccomi Signore. Emanuela Villani. Del mio umile servizio confermi il proposito del vostro cuore. Carissime, volete perseverare nel proposito della Santa Verginità al servizio del Signore e della Chiesa fino al termine della vostra vita? Le consacrande si prostrano ora con il volto rivolto al suolo. Esse esprimono così il loro abbandonarsi con fiducia nelle mani di colui che può tutto, riconoscendo la loro piccolezza davanti a un dono d'amore così grande. Thank you.
esame. Il proposito di castità perfetta alla sequela di Cristo viene presentato a Dio dalla preghiera dell'Arcivescovo, che invoca lo Spirito Santo affinché la Vergine sia fortificata e consacrata dalla sua benedizione. Accoglio, Padre, il mio proposito di castità perfetta alla sequela di Cristo. Lo professo davanti a te e al tuo popolo, con la grazia dello Spirito Santo. Accoglio, Padre, il mio proposito di castità perfetta alla sequela di Cristo. Lo professo davanti a te e al tuo popolo, con la grazia dello Spirito Santo. Accoglio, Padre, il mio proposito di castità perfetta alla sequela di Cristo. Lo professo davanti a te e al tuo popolo, con la grazia dello Spirito Santo. O Dio, che ti compiace di abitare come in un tempio nel corpo delle persone caste e prediligi le anime incontaminate, tu hai voluto restaurare la natura umana corrotta nei nostri progenitori dall'insidia diabolica, e non solo l'hai riportata all'innocenza delle origini, ma per mezzo del tuo Verbo, nel quale è stato creato l'universo, hai innalzato a immagine degli angeli coloro che sono per condizione mortali, e li hai resi capaci di anticipare in sé l'esperienza del regno futuro. Volgi ora lo sguardo, o Signore, su queste figlie che nelle tue mani depongono il proposito di verginità di cui sei l'ispiratore, per farne a te un'offerta devota e pura. Tu hai riversato su tutti gli uomini la grazia del tuo amore, e da ogni popolo della terra hai raccolto come infinito numero di stelle i tuoi figli, nati non dalla carne e dal sangue, ma dallo Spirito, per farne gli eredi del nuovo patto. E hai riservato ad alcuni tuoi fedeli un dono particolare, scaturito dalla fonte della tua misericordia. Alla luce dell'eterna sapienza hai fatto loro comprendere che mentre rimaneva intatto il valore e l'onore delle nozze santificate all'inizio dalla tua benedizione, secondo il tuo provvidenziale disegno, dovevano sorgere donne vergini che, pur rinunziando al matrimonio, aspirassero a possederne nell'intimo la realtà del mistero. Così tu le chiami a realizzare, al di là dell'unione coniugale, il vincolo sponsale con Cristo, di cui le nozze sono immagine e segno. Guida e proteggi, Signore, queste nostre sorelle che implorano il tuo aiuto nel desiderio ardente di essere fortificate e consacrate dalla tua benedizione. Sii tu la loro costante difesa, perché il maligno, astuto insidiatore delle migliori intenzioni, non offuschi in un momento di debolezza la gloria della castità perfetta, e distogliendole dal proposito verginale non rapisca il pregio della fedeltà che dà splendore anche alla vita coniugale.
Concedi, o Padre, per il dono del tuo Spirito, che siano prudenti nella modestia, sagge nella bontà, austere nella dolcezza, caste nella libertà. Ferventi nella carità, nulla antepongano al tuo amore, vivano con lode, senza ambire la lode. A te solo diano gloria nella santità del corpo e nella purezza dello spirito. Con amore ti temano, per amore ti servano. Sii tu per loro la gioia, l'onore e l'unico volere. Sii tu il sollievo nell'afflizione. Sii tu il consiglio nell'incertezza. Sii tu la difesa nel pericolo, la pazienza nella prova, l'abbondanza nella povertà, il cibo nel digiuno, la medicina nell'infermità. In te, Signore, possiedano tutto, perché hanno scelto te solo al di sopra di tutto. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Sperarne ogni istante la venuta.
lo Spirito Santo che rese feconda la verginità di Maria e ha consacrato oggi il vostro cuore, vi dia vigore e gioia nel servizio di Dio e della Chiesa. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa celebrazione scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in